rientra nel gruppo dei lavori ipotizzati per il post-mortem, che è compito specifico diretto di Sogenus, mentre le conversioni, quello che deve fare Sogenus, è compito specifico dei soci Sogenus. E i soci Sogenus, tra l'altro, la maggioranza relativa è del CIS, quindi la responsabilità politica, se c'è, e in parte c'è, non è solo di Maiorati, ma di tutti i consorzi CIS e 12 comuni, perché da lì non abbiamo avuto mai nessuna risposta, e il socio di maggioranza è il CIS. E visto che mi ha chiamato al dibattito di quando eravamo andati in su, io vorrei sapere da Marco che cosa è cambiato da quando lui mi chiese una commissione sulla discarica, nominò un esperto, veramente esperto, un cittadino, un ex parlamentare, un esperto onestissimo, che non ha accettato in influenze, in suggerimenti né da lui né da me né dagli altri, si è letto 25 anni di documentazione per la discarica. La commissione si è conclusa votando all'unanimità in Consiglio Comunale e non c'era nessun problema, se non un piccolo particolare, dare maggiori informazioni ai cittadini. Noi lo facemmo pubblicando un opuscolo che ha riferimenti, che riprende il discorso di Spinaci, che invita a pensare a quante fonti di inquinamento esistono nel territorio che nessuno considera e si servisce contro l'impianto che è il più controllato della provincia di Ancona, che non ha mai, 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 quando mai dato nessun riscontro negativo. La salute della popolazione che vive intorno. Io vivo a 2 km in linea d'aria e, come tu sai, già 10 anni fa ho chiesto in pubblica piazza di monitorare lo stato della salute della popolazione, perché l'unico incontro è quello, eh? Quindi sei consapevole di questa questione e ne sei stato consapevole che durante il periodo in cui sono stato consigliere comunale ho proposto tra le altre cose anche una centralina di controllo d'aria che è stata regolarmente votata dalla maggioranza e che non è stata mai realizzata tra le altre cose. La pubblicità di interventi sugli scarichi di cui voi adesso vi fate grossi, io ho saputo che Grizzi si è fatto grosso di questa cosa, e gli scarichi praticamente non controllati. Cosa avete fatto per il controllo degli scarichi non controllati per mettere in sicurezza? Non avete fatto niente. Come anche N altri problemi, sì, adesso Cascara giuro, ne abbiamo parlato, e comunque l'indagine che è stata fatta su questo discorso prevedeva la necessità di un rigore controllo epidemiologico che non sono stati fatti. Adesso,